Virginia Pascucci, la campagna elettorale a Grotta Minarda è ormai nel vivo, mancano pochissimi giorni alla chiamata alle urne, come sta andando? Una campagna elettorale che volge al termine e sta andando molto bene, devo dire. Le persone hanno compreso esattamente cosa è accaduto e a che cosa andremo incontro, quindi siamo assolutamente soddisfatti. Un ultimo messaggio che volete lanciare ai vostri concittadini? Un messaggio è quello di avere e di esercitare un voto libero, libero da qualsiasi tentativo di strumentalizzazione e che porti Grotta Minarda finalmente ad una svolta. La svolta è quella di votare la lista della Rinascita con Marcantonio Spera sindaco. Quali sono i punti principali, insomma le cose a cui tenete di più da mettere in campo subito nel caso doveste poi risultare vincitori? Certamente una riorganizzazione degli uffici e, come abbiamo già detto nel nostro programma, sicuramente una politica partecipata e quindi una politica che sarà un'unione tra l'amministrazione e i cittadini e soprattutto, come ho anche detto più volte nelle ultime interviste in questi giorni, dovremo sicuramente mettere in atto quelle che sono le sinergie tra l'ente pubblico e il privato, in modo tale che le forze si uniscono e possano portare un risultato sicuramente migliore all'intera comunità e alla Valle dell'Ufita.